Pieno di luce mattinale, bella, discreta, di poche ma sentite parole. Era sui principi della carriera della mia esistenza quando la conobbi. In questo stesso ufficio, si intende, allora era più modesto, ma anche lui, Virgilio Capò, il mio principale, voglio dire, Sua Eccellenza, era più modesto, certo che lo era. Anche se già mostrava quei tratti di geniale distacco dalle cose, prerogativa degli uomini d'ingegno. Ovviamente allora io non davo il dovuto rilievo a queste virtù, e voi capite, ero giovine, incapace di intendere quell'esempio meraviglioso di virile tranquillità. E anche dopo, nel pieno della maturità e della coscienza, per quante esercitazioni facessi ogni sera prima di addormentarmi, Dio solo sa le privazioni e le astinenze, non riuscì mai a raggiungere quella sublime perfezione, quella imperturbabile certezza. Ma questo ovviamente conta poco, poco. Qui svolgevo il mio lavoro, che sostanzialmente consisteva nello star seduto tutto il giorno, e lì, lì c'era lei, Alba, e fra il mio tavolino e la sua macchina da scrivere una vuota, immensa pianura, nella quale ad ogni vespro Virgilio Capò, Sua Eccellenza, veniva a passeggiare diagonalmente per più di un'ora mentre dettava la sua corrispondenza. Lettere sopra carte che poi finivano sul mio tavolino, io infilavo, chiudevo, attaccavo i francobolli e poi attaccavo, chiudevo, infilavo. Altri particolari non occorre rivelare intorno a queste cose, sarebbero spunti insignificanti, se non uno. Esattamente alle 5:30 di ogni sera il principale terminava di dettare le lettere d'ufficio, poi per mezz'ora cominciava a dettare le sue lettere private. Alba cambiava la carta, le prime col nome della ditta, le seconde con l'indirizzo di Virgilio Capò, Sua Eccellenza. Alle 6:00 lui scompariva dal fondo a testa alta. Alle 6:05 Alba lo seguiva a testa bassa. E io rimanevo lì, ad attaccare, a chiudere, a infilare, per quanto tentassi di far presto, non sono mai riuscito a raggiungerla per le scale, e sai il cielo se avrei avuto voglia di attaccare discorso, non le avevo mai sentito dire altro che buongiorno e buonasera. Se aveste udito quella voce chiara, essenziale, discreta, ma procediamo con ordine. Quel lunedì 7 aprile avvenne un fatto straordinario. Virgilio Capò, Sua Eccellenza, passeggiando in diagonale nella pianura deserta che mi separava da Alba, come sempre senza guardare né me né lei, dettava. Io aspettavo l'ora dei francobolli. Alle 5:30, come sempre, disse: lettere private. Dettò per prima la lettera a un sarto,
Riguardava, se non ricordo male, la prova di un vestito. Fui colpito, lo ricordo benissimo, da qualche incertezza sintattica, proprio così. Oh, ma questo conta poco, poco. Passò alla seconda lettera. Amabile signorina virgola, io che ero occupato a mordere una matita, mi interruppi. La mia curiosità si tese spasmodicamente alle parole che seguirono. Essendo stato preso da ardente amore per lei, virgola, pregola dirmi se mi autorizza a entrare in trattative a questo proposito. Punto. Il principale innamorato. Lo guardai. O guardava in alto, come sempre. Guardai Alba. Guardava in basso, come sempre. Le sarò grato se vorrà darmi una risposta entro giorni 3 al mio privato indirizzo, virgola, qui soprascritto, punto. Con devota ammirazione passo a sottoscrivermi a lei. Avevo voglia di ridere, ma mi agitavo appena sulla sedia. Indirizzo. Tesi le orecchie. Gentile signorina Alba Lucani, via Ardesia 15, città. Sentii fulminato sulla sedia con la matita in mano. Ebbi appena la forza di guardare Alba. Non aveva né arrossito né impallidito. Scriveva l'indirizzo sulla sopracarta mentre Virgilio Capò, sua eccellenza, metteva la firma alla lettera con lapis scoppiativo. Si raddrizzò, guardò di nuovo in alto e cominciò a dettare una terza lettera, un invito a pranzo a un amico, un invito, capite? Io, comprenderete, mi sentivo ballare dentro. E se non sono scoppiato quel giorno, è perché non sono esplosivo per natura. Alle 6, Virgilio Capò, sua eccellenza, scomparve dal fondo. Alle 6:05 anche Alba uscì. Credo di aver messo 2 o 3 francobolli in più su quella lettera destinata ad Alba Lucani, via Ardesia 15, città. Passai 3 giorni d'inferno, avrei dato 20 anni di vita, e oggi me ne dispiacerebbe molto, per sapere se aveva risposto. La sera del 4º giorno un vigile spirito mi ammonì: stai attento. E infatti, alle 5:30 in punto, amabilissima signorina virgola, non avendo avuto riscontro a mia precedente dichiarazione in data 7 corrente virgola, non potendo interpretare tale silenzio come rifiuto virgola, pregola scrivermi se ella preferisse iniziare con personale avvocamento, 2 punti, nel qual caso potrà trovarsi sabato 12 corrente alle ore 18:30 nella pasticceria angolo corso Cavour, ultima sala, punto. Riconfermando mio ardente amore, passa a sottoscrivermi a lei, eccetera, eccetera. Alba aspettava. Virgilio Capò, sua eccellenza, rafforzò con lapis copiativo una virgola sbiadita, firmò e cominciò a dettare una lettera d'auguri per una zia di Casal Monferrato. Casal Monferrato, capite? Così per 6 mesi così. Prima 2, poi 3 volte la settimana, poi tutti i giorni tranne il sabato, inglese, e la domenica, cattolica. 100 volte sperai su questa sedia, mi annoiai, mi agitai, mi irritai, attesi con la matita in mano. Dal tono delle lettere appariva chiaro che Alba non aveva mai risposto e che non era mai andata ad un appuntamento. Eppure qualcosa mi sfuggiva. Qualche volta studiai di gettare una bomba tra me, Virgilio Capò, sua eccellenza, e lei. Una bomba. Ma non potevo. Non potevo, non le avevo mai sentito dire, tanto a me quanto a lui, altro che buongiorno e buonasera. Ed era sempre più bella, essenziale. Mangiai 60 matite, sganghenai 10 seghe, mi incupii. Verso la fine del 6º mese un odio sordo verso gli uomini e la vita mi fece balenare un'idea suprema.
il suicidio. Predisposi nella mia mente le azioni necessarie. Calcolai il giorno, l'ora, il minuto di più sicuro effetto. Immaginai folle di curiosi chiedere informazioni sui motivi del gesto e i modi di esecuzione. Sognai il pianto disperato di Alba. Ma fui salvo. Mi aiutarono inaspettatamente due lettere, le ultime. Amabile signorina Virgola, non avendo avuto riscontro alle 92 mie precedenti missive, Virgola, credo opportuno significarle che, salvo sua accettazione, intendo chiederla in matrimonio da effettuarsi nel più breve tempo possibile. Punto. Se entro giorni due ella non avrà risposto, si intenderà il di lei silenzio quale rifiuto complessivo e definitivo, punto e virgola. Nel qual caso mi asterrò dallo scriverle, L maiuscola, più oltre e procurerò di indirizzare ad altra persona il mio amore che a tutt'oggi le confesso ardentissimo. Punto. Un raggio di interesse alla vita era rimasto nel mio animo. Nei due giorni appresso scrutai invano qualche segno, il terzo palpitai, il palpito durò tutto il giorno, la sera sentì il dettare. Signorina! Erano le 5:15. No, è 1:15, dico. Dunque, Virgilio Capò, Sua Eccellenza, era davvero impaziente se per la prima volta in vita sua dettava una lettera privata in ore di lettere d'ufficio. O forse non era per Alba? E per chi allora? Il mio cuore stava per rompersi, lo tenni a posto con le mani. Se era per lei, vuol dire che aveva risposto. Ma perché non dettava più amabile signorina? Forse era la fine, la rinuncia, capite? Vidi tutto il creato come un enorme buco nero. Ed ecco, risultandomi che ella sta per contrarre il matrimonio, a norma delle convenzioni stipulate quando fu assunta al nostro servizio, la signoria vostra si intende sin d'ora licenziata. Indirizzo: signorina Lucani Alba, via Ardesia 15, città. Era una lettera d'ufficio. La mattina dopo, Alba non venne. Nelle settimane successive fu impegnato a spedire 10.813 inviti di nozze tra la signorina Lucani e Virgilio Capò, Sua Eccellenza. Infilai, chiusi, attaccai di giorno, di pomeriggio, di notte. In ciò mi fu d'aiuto la nuova dattilografa, una vecchia zitella sulla quale esercitavo un potere assoluto in virtù della mia anzianità di servizio. Ma una sera, alle 6, inesorabilmente mi attese sotto le scale e inesorabilmente mi propose di accompagnarla a casa. Non ebbi la forza di rifiutare, ma decisi di non tornare mai più nello studio Capò. Da allora di Alba non ebbi più notizie, se non che il suo matrimonio fu invalidato, perché sull'altare, al momento del fatidico sì, era stata capace di pronunciare ad occhi bassi e con voce discreta solo un timido e sommesso buongiorno. Commovente e sublime coerenza.